Costretti a pagare rischiando di fallire oppure avere l'opportunità di continuare a produrre. Transazione fiscale è l'argomento di oggi. Sigla. Bentrovato all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino, immagine emblematica di quest'oggi. Parliamo di transazione fiscale, di bocconi da ingoiare. Perché abbiamo scelto questa immagine oggi? Beh, questa immagine, creata ancora una volta dalla intelligenza artificiale, esprime un concetto che viene formulato con una locuzione di lingua inglese che è nota a coloro che si occupano di fiscalità nell'ambito della crisi d'impresa. L'espressione è cram down. Cosa vuol dire esattamente cram down? Come mostra l'immagine, vuol dire inghiottire forzatamente un boccone di qualcosa. Cram down significa inghiottire con forza, anche se vogliamo controvoglia. Quindi questa immagine rappresenta un funzionario del fisco, dell'amministrazione dello Stato, che inghiotte un boccone, e lo fa, come si vede anche dall'espressione, non in maniera particolarmente felice. Questa parte dell'immagine si pone in contrapposizione con quell'altra parte, messa un po', come dire, esterna, che però fa intravedere un signore che invece possiede delle carte in mano, quindi ha ottenuto un provvedimento del quale è particolarmente soddisfatto. E il cram down viene messo in correlazione con la bilancia, con la giustizia. Ora, cosa significa? Bisogna capire quanto è amaro questo boccone a questo punto. Quantomeno, anche se non è amaro, è un boccone che viene forzato, che viene, diciamo, imposto in qualche modo dalla bilancia, cioè dal giudice. Allora, vediamo esattamente di spiegare, no? Perché sennò la metafora non è facilmente comprensibile. Vi è un istituto che è previsto dalla legge fallimentare, adesso da ultimo dal nuovo codice della crisi d'impresa, che viene chiamato transazione fiscale. Questo istituto consente alle imprese che si trovino in una particolare difficoltà economica di chiedere una riduzione, uno stralcio dei propri debiti tributari e contributivi. La norma è stata recentemente modificata, si usa adesso l'espressione più edulcorata, trattamento dei crediti tributari e contributivi, però tutti la conoscono, la disposizione come norma introduttiva è la transazione fiscale, cioè la transazione che cos'è? È una riduzione, è uno stralcio, è una rinuncia a qualcosa da parte degli enti impositori, siano essi l'Agenzia delle Entrate che l'INPS, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Ora, il contribuente che va avanti di avere diritto alla transazione fiscale deve essenzialmente dimostrare che cosa? Deve dimostrare che non può far fronte al pagamento del debito tributario e contributivo, e allora chiede al giudice di dargli un termine per predisporre, elaborare un piano. Un piano che viene chiamato piano di ristrutturazione del debito, un piano attraverso il quale ha la possibilità di pagare in maniera dilazionata il proprio debito verso lo Stato. Quindi qua non siamo in presenza di un contribuente che si sottrae al pagamento del tributo, anzi al contrario, è un contribuente che si mostra con tutta la sua franchezza allo Stato e dice: io ho questo debito ma non sono in condizioni di pagarlo. Anche perché l'alternativa sarebbe portare i libri in tribunale, quindi dichiarare fallimento, e evidentemente non conviene a nessuna delle due parti. Esatto, è proprio questa la ratio ispiratrice della norma. La ratio ispiratrice sta nel fatto che se l'imprenditore porta i libri in tribunale, subirà l'esecuzione forzata per l'intero valore del suo patrimonio, però smetterà di produrre ricchezza, smetterà di offrire lavoro ai lavoratori, smetterà di partecipare allo sviluppo, alla crescita della società. Quindi tutte le volte in cui questo sia possibile, vi è una volontà precisa del legislatore di dare la possibilità all'impresa di proseguire. E quando questo è possibile? Quando l'impresa sia ancora in uno stato di crisi non tanto avanzato da non avere altra alternativa del fallimento, ma ha ancora la possibilità di presentare un piano che
che attraverso uno sconto, uno stralcio del suo debito e anche attraverso una dilazione di questo debito accumulato negli anni, può effettivamente fare fronte al pagamento dell'obbligazione tributaria. Quando questo piano viene ritenuto effettivamente credibile? Perché immagino che sia necessaria anche una credibilità di portare al termine questo piano. Proprio per garantire che ovviamente tutti i contribuenti vorrebbero evitare il fallimento e quindi potrebbero avere interesse a chiedere questo beneficio, però non tutti possono farlo perché appunto il piano deve essere attestato, cioè occorre che la fattibilità e la realizzabilità del piano sia confermata da un professionista indipendente dotato di particolari caratteristiche di tipo professionale che possono rendere la sua dichiarazione accettabile da parte del giudice che poi è abilitato a prendere la decisione finale. Accade però spesso, e questo poi andiamo proprio al tema del cramp down, accade spesso che queste procedure negli anni non abbiano avuto successo perché solitamente gli enti impositori, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS hanno un po' la tendenza a respingere queste proposte per ragionevoli problemi legati al fatto che hanno il timore di rinunciare a un credito che è stato stabilito dalla legge e che quindi è un credito per sua natura indisponibile. L'Agenzia delle Entrate non può fare lo sconto così come potrebbe fare un creditore privato, né può farlo l'INPS. Si può fare soltanto nell'ambito di questa speciale procedura o nell'ambito di un condono che però ovviamente è interamente regolato dalla legge. Il condono è rigido, adesso come sappiamo abbiamo delle rottamazioni, lo stralcio è previsto dalla legge, mentre nella transazione fiscale lo stralcio è flessibile e anche la durata della rateizzazione è diciamo tailor made, è stabilita, cucita addosso al singolo imprenditore. Ora, poiché però spesso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS per le ovvie titubanze che si possono avere da parte di questi enti ad assumersi la responsabilità di scontare delle imposte al cliente, allora poiché questa situazione di fatto tendeva a limitare l'uso di queste procedure, recentemente il legislatore ha introdotto l'istituto del cramp down. Cos'è il cramp down? È quell'istituto che consente, nonostante il diniego dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, nonostante il loro parere contrario, all'imprenditore di insistere rivolgendosi al giudice e chiedendo al giudice di sostituirsi all'Agenzia delle Entrate e all'INPS nella decisione di concedere lo stralcio e la dilazione. A quali condizioni questo è possibile fare? Soltanto a condizione che si dimostri al giudice che la soluzione della transazione fiscale, quindi che il cramp down, cioè obbligare l'Agenzia delle Entrate a inghiottire il boccone e così anche l'INPS, cioè accettando forzatamente la transazione fiscale, sia preferibile rispetto all'alternativa fallimentare. Cioè il giudice deve valutare se effettivamente il cramp down, la transazione fiscale forzatamente stabilita dal giudice, determini in fin dei conti per l'Agenzia delle Entrate una situazione preferibile rispetto all'unica alternativa che sarebbe quella del fallimento. Va bene il boccone amaro che deve inghiottire l'Agenzia delle Entrate, però questo genera chiaramente poi degli obblighi da parte, cioè nei confronti dell'imprenditore che deve rispettare l'esecuzione di questo. Ovviamente l'imprenditore si assume un'importante responsabilità e così anche i professionisti che lo assistono in questa procedura, perché naturalmente se poi questo piano viene attestato come realizzabile e poi non si manifesta effettivamente realizzabile, questo naturalmente addirittura può generare la commissione di un reato, cioè quello di avere prospettato falsamente essenzialmente la fattibilità di un piano che poi in realtà non era fattibile. Quindi l'imprenditore non può fare il furbo in questa procedura, anzi al contrario, si deve presentare, come si dice, nudo davanti al fisco, all'Agenzia delle Entrate, e ancora più nudo davanti al giudice, deve venire là proprio dimostrando e rappresentando la verità dei fatti. Perché parliamo di questo? Perché recentemente il Tribunale dei Termini Merese, in una procedura che abbiamo seguito, ha concesso per la prima volta il cramp down, quindi la transazione fiscale a un nostro assistito, sia per debiti tributari che per debiti contributivi. Parliamo di un'impresa di rilevanti dimensioni con ben 500 dipendenti e, nonostante il diniego dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, siamo riusciti a dimostrare al Tribunale di Termini Merese che in effetti la proposta di transazione fiscale era preferibile rispetto al fallimento. E parliamo così, di milioni di euro. Parliamo di circa 18 milioni di euro che sono stati stralciati per quasi 5 milioni e dilazionati addirittura in 13 anni e mezzo. Questo consentirà al contribuente di continuare a produrre, di continuare a pagare gli stipendi, le famiglie continueranno a lavorare
E a poco conta il fatto che si siano opposti gli enti impositori, nella misura in cui l'attestazione è stata ritenuta credibile da parte del tribunale, che quindi ha concesso questa chance all'impresa. Ovviamente è una chance della quale non si deve abusare, va fatto tutto con la massima cautela e la massima attenzione, però quando si ci riesce sicuramente si è salvato l'impresa e si è contribuiti allo sviluppo del territorio. Grazie all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino, Boccone Amaro, Cramdown e Transazione Fiscale. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.